Da sabato 12 giugno sarà possibile visitare gratuitamente il Palazzo Ducale di Pesaro, sede della Prefettura. È stato il prefetto Tommaso Ricciardi ad inaugurare il percorso questa mattina, assieme al vice sindaco Daniele Vimini e alle massime autorità istituzionali e del mondo culturale cittadino. Saranno previste due tipologie di visite, la prima durerà 1 ora e 30 minuti e si snoderà su tutti gli ambienti visibili del piano terra, cortile d'onore, cortile della caccia, loggia del Genga e giardino. Giardino segreto. E poi ancora quelli del piano nobile, anticamera, appartamento del duca, salone metaurense, appartamento della duchessa e saloni di rappresentanza. In alternativa al secondo percorso di 45 minuti prevede la visita agli stessi ambienti, tranne quello dell'appartamento del duca, della duchessa e dei saloni di rappresentanza. Le visite sono organizzate da Sistema Museo e l'iniziativa è frutto della collaborazione tra Prefettura di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro, Agenzia del Demanio e della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Il Palazzo Ducale entra così a far parte del circuito Pesaro Musei, a disposizione di cittadini e turisti che potranno apprezzarne le meraviglie architettoniche, gli arredi della collezione Mosca che ornano i saloni, i dipinti dei musei civici e i pregiati mobili d'epoca messi a disposizione di recente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Grandissima occasione, meravigliosa, perché come ho detto poc'anzi cade in un momento in cui il paese sta risorgendo e sta risorgendo anche dal punto di vista artistico-culturale. Il mio sogno sarebbe quello di poter associare a questo percorso artistico, storico-artistico, anche un percorso artistico-musicale, perché così abbiniamo anche la paternità che a questa città ha dato Gioacchino Rossini e quindi poter fare veramente iniziare il nuovo ciclo, la nuova rinascita con questo binomio che io è un mio pensiero, un mio sogno, ma spero di vedere realizzato prima di andare via. È una grande offerta storica, artistica, perché diciamo, questi saloni sono bellissimi, sono affrescati, hanno parte delle collezioni museali della stessa città, sono un'opportunità di incontro e di organizzazione di eventi incredibile e che crediamo possa fare scuola anche a livello nazionale per tanti altri beni statali che sono ovviamente impegnati nella gestione degli uffici ma che possono essere riaperti con una certa regolarità anche per i cittadini di Pesaro, a partire anche dai più giovani, dalle scuole, di riappropriarsi della conoscenza di questi spazi, farne anche diciamo, un percorso personale di crescita.